Buongiorno Nightwishers, io sono Silvia, ho 24 anni, sono una fan accanita dei Nightwish. Ciao, io sono Eric. Io sono Matilde. Ciao a tutti, io sono Valeria, ho 22 anni e sono una studentessa di Milano. Ciao a tutti, mi chiamo Antonietto, 50 anni, abito a Cortifranca in provincia di Brescia. Sono Loris, sono iscritto al fan club sin dall'inizio e per questo non potevo non partecipare a questa realizzazione del video documentario. Buongiorno! Sono Claudia, ho 18 anni, faccio linguistico, l'anno prossimo sono in quinta, vivo vicino a Corsico, in un paesino di Milano. Salve a tutti i ragazzi di Nightwishers Italy, mi presento, sono Gloria. Ciao a tutti, sono Adriano, ho 20 anni e vivo a Calalzo di Cadore, uno sperduto paesino delle Dolomiti bellunesi. In Veneto e sono colui che porterà i video da Kite per fare il fan doc riguardo alla band. In questo breve video vi mostrerò 5 cose che mi rappresentano pienamente. Inizierei dalla cosa più simpatica, ovvero un mega spazzolino da denti, molto morbido, con anche uno specchietto da dentista. Questo perché io sono un igienista dentale, mi occupo della cura della bocca e dei denti, quindi anche in questo breve video vi dico: lavatevi i denti con uno spazzolino bello morbido. I 5 oggetti. Allora, oggetto numero 1, carta di Magic, fa un po' di riflesso perché è un gioco di carta che mi piace molto, una delle mie passioni. E per me invece la macchina fotografica, perché è la mia passione fare le foto da quando sono piccola. Questo è il Fantasma dell'Opera nell'edizione del 25esimo anniversario dalla prima messa in scena a Londra e è stato il primo musical vero e proprio che io abbia mai ascoltato, di cui mi si è innamorata. Nella vita faccio la cuoca e a Furor di Popolo il primo oggetto che mi rappresenta è proprio legato al mio lavoro ed è il mio coltello personale, o come lo chiamano i miei collaboratori, il Santo Santoku, che cedo solo in casi eccezionali. Gli oggetti che esporrò sono la bacchetta, e sono un batterista, è stata la mia primissima passione che coltivo fin da quando ero bambino. Allora, prima di tutto c'è questo. Oddio, se lo perdo sono finita. Ok, questo. È un plettro, è il plettro di Nightwish, è il plettro di Marco. E lo so, no, i messaggi no, ok. L'ho già fatto vedere, però praticamente io amo la musica, suono la chitarra e ovviamente questo qua riguarda i Nightwish, quindi è un po' un mischiare tutto quanto insieme. Iniziamo subito. Come primo elemento ho scelto questo libro, si intitola After Dark, ed è il primo libro che mi ha avvicinato al maestro Murakami. E non solo, perché questo libro rappresenta anche tutta la mia ossessione che ho nei confronti sia della lettura ma anche del mondo giapponese in generale e di tutta la sua cultura. Allora, il primo che voglio presentarvi è il mio libro su Innistrad. Per chi non lo sapesse, Innistrad è di Magic the Gathering, il famoso gioco di carte. E questo l'ho scelto perché mi piace leggere, mi piace il fantasy e perché comunque mi piace Magic. Sono una fanatica della lettura, mi piace tantissimo leggere di tutto, ma veramente di tutto. Però prediligo il genere fantasy gotico con vampiri e quello che io vi mostro qui oggi è la storia segreta del Conte Dracula. Consigliatissimo, ovviamente. Procedendo per importanza, arriviamo a questo. Questo è il mio primo libro di svedese e direi che mi rappresenta abbastanza in quanto mia materia principale all'università. Da qualche anno a questa parte ho scoperto la passione della bicicletta, qua il mio caschetto, in particolare della mountain bike. E di solito vado sempre nei weekend, con la bella stagione, a correre dalle mie parti. Come secondo elemento ho scelto questo pennello. Questo pennello che è uno dei primi pennelli per make-up in assoluto che ho comprato, un pennello da blush, e rappresenta la mia fortissima passione per il make-up. Poi
il mio computer, perché io scrivo, amo scrivere, ed è tramite il mio computer che esprimo le mie idee ed esprimo i miei concetti e tento di scrivere i miei libri. Il secondo oggetto che mi rappresenta è un capo d'abbigliamento e sono esattamente un paio di jeans, ovvero sia la mia seconda pelle. Questi in particolare sono quelli che ho indossato ai 3 concerti italiani dell'Endless Formos Beautiful Tour. Questo qua è un amuleto che per me ha un significato che è completamente diverso da quello originale. Per me questo qua simboleggia proprio l'equilibrio, cioè tutto ciò che è... Non so come spiegarlo, ma praticamente tutto ciò che c'è di buono che ti serve per avere equilibrio, e per me rappresenta questo. Poi, beh, io amo tantissimo cantare, infatti ci sto anche provando a sfondare, e questo è il mio microfono personalizzato con cui canto in casa. He's listening to me in dreams he can. Va bene, basta. Poi dopo abbiamo una passione in comune. Io suono la chitarra. E io canto. E vogliamo fare una cover band dei Nightwish. Tra l'altro autografato da Marco. Giusto. Questo è il mio primo libro di finlandese utilizzato durante l'Erasmus. Devo dire che mi è stato molto d'aiuto perché il finlandese non è assolutamente facile. La passione che avevo sempre sin da bambino anche era quella delle macchine. E ne possiedo macchine reali e modellini, ne possiedo diversi di modellini di tutti i tipi. Abbiamo questo quaderno, un quaderno arancione, che visto così potrebbe non farvi pensare a nulla in particolare, ma ecco, possiamo vedere all'interno che ci sono miliardi di riassunti, perché è il quaderno con il quale sto preparando il mio prossimo esame. Sto studiando alla facoltà di scienze della nutrizione umana a Roma, perché il mondo della nutrizione e il mondo dell'alimentazione mi hanno sempre enormemente appassionato, infatti sono già dietista. Mi piace moltissimo leggere, soprattutto gialli e thriller. La mia autrice preferita è Patricia Cornwell e questo è il primo titolo che ebbi il piacere di leggere all'inizio degli anni 90. Mi innamorai delle avventure della patologa forense che Scarpetta e da allora non ho mancato di acquistare ogni uscita. Poi c'è anche questo qua, l'ho già fatto vedere, è Ilan. Ilan è la mia canzone preferita e ripeto, lo so che non è la canzone migliore che hanno fatto i Nightwish, però... Well, praticamente Ilan, proprio come canzone, mi ha completamente cambiato la vita e non sto scherzando. Poi il chiodo, perché comunque anche se sono un bravo ragazzo con il computer, sono e resto sempre un metallaro. Poi, beh, io sono pagana, infatti beh, qui ho il pentacolino, ma quello che voglio veramente mostrarvi sono i miei tarocchi personali, perché io leggo le carte e rimarreste veramente stupiti dai responsi veritieri che queste danno. Questo è un portachiavi di Darth Vader e mi rappresenta perché sono leggermente fanatica. Il quarto oggetto che presento è un vecchio album di figurine della WWE, mio personale, non dei miei figli come si potrebbe pensare, perché mi piace moltissimo il wrestling, in famiglia lo guardiamo, acquistiamo anche gli eventi live dagli Stati Uniti. La passione per le macchine mi ha portato a studiare poi, dalle superiori fino all'università, la meccanica, e mi sono laureato in ingegneria meccanica. Questo è il mio manuale che non può mancare nella mia libreria. Come quarto elemento ho scelto questo controller, che è un controller dell'Xbox, perché i videogiochi, quindi tutto il gaming in generale, tutto ciò che concerne il mondo dei videogiochi da console, hanno segnato una grande fetta della mia adolescenza e ancora oggi, alla veneranda età di quasi 25 anni, sono ancora una fiera giocatrice incallita. La collana con su il plettro con su Ietala, perché è l'oggetto, diciamo, di stile
che più mi tengo addosso e perché lui è il mio cantante preferito. Al primo posto della classifica invece troviamo questo. Il secondo album in realtà dei Nightwish che io abbia mai ascoltato, ma è stato anche l'album del primo concerto a cui abbia assistito dei Nightwish. Poi ci sono queste cose qui. Lo so che adesso sembrerà banale, tipo sì, ok, ti piace ascoltare la musica quando ci sono le cuffie, no. E cioè, sì, ok, va bene questo, ma ho scelto queste cuffie che sono rotte, ma che non ho buttato perché sono quelle che mi hanno accompagnato mentre sono andata a fare il viaggio all'estero, ed è stato tipo l'anno più grande della mia vita, nel senso che è successo veramente di tutto e di più, sia mentalmente che a livello di fatti concreti ed effettivi. Oggetto per quanto riguarda i Nightwish, il mio primo CD acquistato, La bellezza del 2004. Si vede male. Si vede male, speriamo faccia riflesso. CD originale del 2004, acquistato proprio in quell'anno, appena uscito, limited edition tra l'altro. E per me Endless, perché perché? Perché è il primo CD con Floor. Sì, il primo CD con Floor ed è il primo concerto che ho visto dei Nightwish. Infine, l'oggetto che mi ha fatto conoscere i Nightwish è questo. All'epoca era un DVD che mi aveva imprestato un mio carissimo amico, che io poi successivamente ho acquistato per la mia collezione. Per questa occasione ho scelto questa, che praticamente è la prima maglietta del fan club che mi è arrivata con la tessera, che ho messo H24 7 giorni su 7 per fare qualsiasi tipo di cosa, anche le pulizie. E infatti, da come potete vedere, la maglia è stata abbondantemente adornata da macchie di candeggina un po' ovunque, che l'hanno resa ulteriormente unica nel suo genere. Ma questa maglia mi rappresenta perché effettivamente io sono una grandissima pasticciona e non avrei mai potuto io desiderare una maglia migliore. Il quinto oggetto è targato Nightwish ed è Dark Passion Play. L'ho scelto perché è il primo CD dei Nightwish che ho acquistato e è quello che ha segnato, diciamo, il mio cammino da fan dei Nightwish. Prima ero un'ascoltatrice e invece poi, dopo aver acquistato Dark Passion Play, mi sono appassionata talmente che ho cominciato a acquistare tutti i loro lavori, dal primo all'ultimo, e anche alcuni gadget o anche qualche edizione limitata. Ognuno degli oggetti che sono appartenenti ai Nightwish per me sono comunque preziosi e mi rappresentano. Indosso infatti anche i gioielli che mi hanno regalato per il 50° compleanno, cosa di cui sono felicissima. E per ultima cosa, ma assolutamente non meno importante, a tema Nightwish vi mostro il singolo di Elan, che è il primo singolo che sono riuscita a far autografare ai membri della band, e praticamente è il mio inno alla gioia. Io quando sono triste canto questa canzone e rinasco pienamente. E infine, come grande oggetto tema Nightwish, spero si veda bene, il poster di Himo Spark firmato da Tuomas, che mi è stato dato questo novembre da Plamen, il maestro di musica della band, originario della band. Quindi questi erano i miei 5 oggetti. Io spero di portare un bel lavoro per Kite e di portare un bel lavoro in generale per il Fandoc, e noi ci vedremo a luglio, se non nei giorni del festival, qualche giorno prima. Un saluto, keep metal and carry on.